Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, sono in possesso di un nuovo device, ovvero il Galaxy Ace. Questo è il primo modello che possiede una CPU single core da 800 MHz. Comunque non sono qui per farvi la descrizione di questo dispositivo, ma bensì sono qui per farvi vedere come ottenere i privilegi di root. Allora, prima cosa spegniamo il dispositivo. Prima di spegnerlo dobbiamo mettere nella micro SD il file che troverete in allegato per ottenere l'app Superuser, e naturalmente questo non installerà la recovery a differenza del Galaxy S2 e di altri dispositivi. Bene, allora premiamo il tasto Home e il tasto Accensione per andare in recovery originale del telefono. Ok, possiamo anche rilasciare. Ecco, siamo in recovery. Allora, vi faccio vedere. È un po' come gli altri dispositivi comunque, in genere. Andiamo, allora, Help update from SD card, ovvero la seconda opzione. Con home confermiamo e mettiamo, ecco, update attimo basso 1. Selezioniamo e il telefono fa da solo, ecco, ha già fatto. Ora avviamo il telefono. Benissimo, si è riavviato e adesso dovremmo avere l'app Superuser nel menu delle applicazioni. Ovviamente noi siamo partiti da una situazione stock, ovvero abbiamo resettato la 2.3.6 installata tramite Keyes. Comunque, sempre quando si decide. Ecco qui, abbiamo l'applicazione Superuser. Ed eccola qui, quindi adesso abbiamo ufficialmente i privilegi di root. E adesso noi però vogliamo anche installare la recovery modificata, la Clockwork Mod. Installeremo la versione 5 perché comunque vogliamo installare la Synology Mod 10.1 per vedere come rende. Ok, spegniamo sempre il telefono, ritorniamo in recovery ed installiamo il pacchetto dalla recovery. E in tal caso volessimo tornare alla recovery originale di Samsung, ovviamente possiamo ripristinare la vecchia recovery tramite un altro pacchetto. Entriamo sempre in recovery con la stessa combinazione. Rilasciamo. Eccoci qui. Allora, stessa procedura, seconda opzione, Apply Update from SD Card. Selezioniamo Recovery Clockwork Mod 5.02.6 Galaxy, ok. Selezioniamo, ecco, adesso è installata, bene. Adesso riavviamo il sistema, se non lo fa in automatico come noi. Riavviamo e poi dovremo avere la recovery modificata da Clockwork Mod. Benissimo, una volta spento il dispositivo, entriamo ora in recovery un'altra volta e dovremo ritrovarci la Clockwork Mod 5. Infatti possiamo, eccola qui, abbiamo già notato in alto a sinistra c'era un angolino verde. Ecco qui abbiamo praticamente un recovery non è touch, in cui possiamo fare diverse opzioni, tra cui un backup, possiamo spegnere il telefono, fare diverse opzioni, tutte le clockwork mode. Bene ragazzi, nel prossimo video parleremo di come installare la Synology Mod 10.1 e analizzeremo un attimo le prestazioni e se conviene o meno installarla. Ciao a tutti e grazie per la visualizzazione.